Al suo buonissimo, ma farà pure il caffè, non si sa, forse sì, forse no. Insieme percorreremo alcune delle parti più importanti della città. Questa zona in cui ci troviamo adesso, prima del XVIII secolo, era aperta campagna. Era una zona caratterizzata da orti e vigneti. Non solo, pensate, c'era addirittura un lago, che era in realtà una sorta di stagno, nella zona in cui oggi sorge quella chiesa lì in fondo, guardate, quella chiesa con quella facciata curvilinea, che è la chiesa del Purgatorio. Lì c'era il cosiddetto lago della città, che era una sorta di stagno, dove si portavano addirittura ad abbeverare le mandrie. E questa strada era nota come Contrada dell'Orto del Duca. Con la costruzione di questo palazzo, il seminario della città, costruito da Vincenzo Lanfranchi, dall'arcivescovo Lanfranchi tra il 1668 e il 1672, con la costruzione di quell'altro edificio laddove vedete la bandiera italiana, lì c'è il Museo Archeologico Nazionale, ma quello era il convento delle Clarisse, con annessa la chiesa di Santa Chiara. Con la costruzione della chiesa del Purgatorio, quindi tra XVII e XVIII secolo, nacque l'esigenza di dare una sistemazione a questa zona. Pensate, noi oggi vediamo uno stradone, ma originariamente c'era soltanto una piccola, strettissima strada che si snodava alle spalle di queste costruzioni e raggiungeva via San Francesco da Paola Vecchio, cioè scendeva giù nel Sasso Caveoso dove c'è attualmente la chiesa di Santa Maria de Armenis. Fu questa stradina stretta che percorse Papa Urbano II in visita a Matera nel 1093 per raggiungere proprio la chiesa di Santa Maria de Armenis. Con la costruzione del seminario venne realizzata la strada del seminario, che però, guardate, non coincideva con l'attuale via Ridola, nel senso che questa strada congiunge alla chiesa, porta alla chiesa di San Francesco d'Assisi, mentre la strada del seminario si incuneava all'altezza della chiesa di Santa Chiara, praticamente di fronte all'attuale museo, e scendeva verso il Sasso Caveoso. Soltanto con la seconda metà del XIX secolo, intorno al 1860, l'architetto Leonardo Ridola, fratello di Domenico Ridola, a cui oggi la strada è intitolata, risistemò questa contrada, praticamente portò ad un'unica quota, diciamo, le varie strade che vi convogliavano, preferendo appunto il piano d'ingresso della chiesa di Santa Chiara e della chiesa del Purgatorio. Quindi venne realizzata questa strada, allora chiamata la strada del seminario, poi via del liceo, oggi intitolata a Domenico Ridola, di cui avremo modo di parlare perché arriveremo anche davanti al Palazzo Ridola. Allora signori, dopo questa bellissima spiegazione io vorrei fare un esperimento con voi. Silenzio assoluto e tutti insieme chiudiamo gli occhi. Poi quando volete aprite gli occhi e volgetevi dalla parte dove arriva la musica. Era già un paolo, tanto era.